Allora, niente, iniziamo adesso. Quindi oggi andremo a vedere cosa è Express. Pensate che finora abbiamo fatto tutto dalla parte client, abbiamo lavorato sempre dalla parte client. Tutto quello che avete sviluppato finora con React sono delle cose che vengono eseguite sul browser. Quindi da quel punto di vista sono delle cose che vengono eseguite dal lato client. E finora non abbiamo fatto niente dalla parte server, no? Tutto quello che è stato fatto finora l'abbiamo fatto solo per il client. Quindi oggi andremo a scoprire cosa è Express, come si usa Express e come si può sviluppare un server molto semplice da girare sul vostro computer che finalmente ci consente di fare un'applicazione web vera, in cui c'è coinvolta sia la parte client che la parte server. E quindi oggi l'obiettivo sarà quello di andare a sviluppare un web server, uno molto semplice, minimal, che sarà sviluppato in JavaScript, perché finora abbiamo usato JavaScript, quindi ci sono altri web server, ma non avrebbe senso andare a cercare un altro che funzioni con un altro linguaggio, visto che finora abbiamo. Quindi andremo a vedere come si sviluppa un web server. E andremo a vedere come si progetta un API, che non so se sapete cosa sia, ma poi lo vediamo più in. Andremo a vederlo. E poi a vedere come si può fare per avere la persistenza poi quei dati non sono. Quindi oggi andremo a vedere come si può sviluppare una persistenza che possa essere usata da tanti client e che quando si facciano delle modifiche e quando si aggiunge più informazione, più data, tutti i client possano vedere quella informazione, possano gestire quella informazione, come funziona un'applicazione web vera e propria. Okay? E quindi cosa è Express? Express è un web server costruito su Node.js. Non costruito, ma per Node.js e che ci consente di fare le operazioni che ci dà qualche astrazione per andare a sviluppare le funzioni principali di un web server. Bene, quindi prima di iniziare, forse questo lo sapete già, ma andremo a fare un breve ripasso di cosa sia HTTP e di come funziona il protocollo HTTP. Sappiamo più o meno tutti cosa sia HTTP, vero? Ottimo. Quindi, come sappiamo tutti, è un protocollo in cui ci sono i campi e che ci consente di scambiare messaggi attraverso la web e tutti questi messaggi hanno certi campi in cui c'è l'informazione di cosa si sta scambiando. Va bene, non andremo in dettaglio a vedere tutto questo perché sono delle cose molto tecniche e che comunque potete vederle sulle slide e poi perdiamo tempo a spiegare bene come funziona Express. Per ora è solo importante dire che ci sono i header, c'è il body in cui viene inviata, in cui viene messa l'informazione che verrà inviata, la data e che ci sono i metodi. Quindi in HTTP una richiesta può appartenere a uno di questi metodi qua. E quindi c'è un metodo che sarà il metodo get, che come indica il nome serve per prendere qualcosa. Quando io faccio una richiesta HTTP per prendermi qualche informazione, quindi in quel caso uso il get. C'è poi il post, che sarebbe per. Quindi si fa con il post, c'è poi put, che a cosa servirebbe put? Serve ad aggiornare un'informazione che c'è, diciamo, con il post. Quello che faccio io, ad esempio, se sottometto un for, è creare informazione nuova.
Con il put solitamente io faccio le operazioni di aggiornamento su informazione che c'è sul server. Ok? Quindi get, post, put e poi delete. Che è delete. Capito che delete ci serve a cancellare informazione o fare una richiesta per cancellare informazione che c'è sul server. Ok? Quindi, boh, finora è importante sapere che ci sono i metodi sul protocollo HTTP, che ogni metodo serve a fare un qualcosa di diverso. E poi quando andremo a progettare le API vedremo come si usano questi metodi qua. E poi, forse questo lo sapete anche già, ma ogni volta che viene inviata una richiesta HTTP, poi cosa viene data indietro, cosa restituisce questa chiamata, solitamente un status quo, non solitamente, sempre un status quo. E cos'è un status quo? È un codice che ci dà qualche informazione su come sono andate le cose. Quindi empiricamente forse lo sapete che quando l'operazione è andata a buon fine ci ritorna 200, che vuol dire che quello che abbiamo richiesto di fare è stato fatto ed è stato fatto bene. Quando non si trova qualche risorsa sul server, allora cosa ci dà? 404, che è la stessa cosa che ci capita quando andiamo a cercare un sito web che non esiste e poi abbiamo sempre questo 404. Ok? Quindi ci sono i metodi e ci sono gli status code. E solitamente questi status code ci sono quelli per informare qualcosa, ci sono quelli che ci indicano che c'è stato un successo, che iniziano con 200, ci sono quelli che servono per rindirizzare una chiamata, quindi quando io faccio una chiamata a un sito e poi questo mi rindirizza verso un altro sito, si fa con un status code 300 qualcosa, e 400 sarà per indicare un errore sul client e 500 un errore sul server. Ok? Non è importante imparare questo a memoria, ma solo avere presente questo per più avanti quando andiamo a fare gli API. Io salto questo e spiego, salto questo perché poi perdiamo tempo sul demo di come implementare questa cosa. Se voi volete andare a guardare più in dettaglio come funziona HTTP, boh, ci sono le slide e più o meno si capisce dalle slide tutto, ok? E questo è un piccolo riassunto, quindi c'è il get. Boh, no, quello che vi ho detto prima. Secondo voi, perché il get non ha un request void? Vedete che c'è il request void, no? Perché guardate che con il get noi non sottomettiamo nessuna informazione. Una richiesta che ci interessa solo, boh, prendere informazione, che il server ci mandi qualcosa. Tipo quando io apro un sito web, io non devo inviare nessuna, non c'è nessuna data aggiunta a quella richiesta. C'è soltanto l'indirizzo che io faccio la richiesta con l'indirizzo e aspetto che mi arrivi qualcosa da quel server. Capito? Questo è diverso dal post e dal put, perché il post è quello che si usa quando si sottomette il form, nel request void e viene sottomesso al server. Quindi è per questo che la prima colonna viene messa così. E nel delete, perché sarebbe così così? Perché potrebbe? Perché magari nel delete a noi ci interessa specificare nel request body qualche informazione in modo che il server sappia cosa cancellare, capito? E quindi potrebbe esserci informazione aggiunta, potrebbe non esserci, a seconda di come venga progettata l'API. Bene? Boh,
Niente, nel protocollo tutto funziona come request response, e sia nella request che nella response c'è il header con il body e boh, c'è il header con il body. Basta, quindi direi che su HTTP non vale la pena andare a dedicare più tempo. Non so se avete domande fin qua. Più o meno sapevate questa cosa intuitivamente, più o meno da quando si sviluppa qualcosa o quando si fa una chiamata HTTP, queste cose si capiscono, no? Giusto per avere qualche chiarezza. Ok, e adesso andiamo a vedere Express, che come spiegato qui è un application server, un web application server molto semplice da sviluppare su Node.js. E quindi sì, la differenza tra usare un framework e non usare un framework è che quando non si usa il framework, invece magari il framework ha già sviluppato qualche funzione che ci aiuta un po' a fare più facile, a fare più semplice il processo di sviluppo. Quindi si può usare questo modulo HTTP comunque per gestire le chiamate, per gestire l'interazione con un o per implementare un application server, ma noi delle funzionalità implementate che possiamo usare semplicemente. Come si fa ad usare Express? Boh, provo a mettere questo. Ci sentite? Più o meno? Boh. Ok, quindi andiamo, vediamo direttamente su Visual Studio, quindi vedete bene questo qua? Ottimo. Quindi io ho inizializzato un progetto con npm init, l'avevamo già fatto tutti, sappiamo come creare un progetto Node. Poi come si installa? Boh, come abbiamo installato tutto finora, no? Quindi npm install express. Ok, io l'avevo già installato, quindi c'era già lì. E poi come si esegue questa cosa? Come si esegue un web server Express? Io devo andare a creare qua un new file che si chiamerà come si chiama? Server.js. Questo nome voi potete scegliere il nome che volete, non è che deve sempre essere server.js o potete anche questi l'avevano messo index.js. Index.js. Boh, facciamo così. Index.js. Bene. E poi come si esegue questa cosa? Vediamo se funziona così senza nulla. Eh sì, e non fa niente. Quindi ora vediamo cosa si mette lì, ok? Quindi è molto semplice da installare. Facciamo come sempre, come si installa qualsiasi modulo, quindi npm install express, ok? E se poi volete, oh, no, quindi questa istruzione qua, node index.js, andrà a inizializzare, far partire il server, e poi per fermare il server. Fermarlo sul vostro computer, quindi questo server andrà a girare sul vostro computer e se fate qualche modifica, quindi cosa dovete fare? Sempre salvare, fermarlo e farlo ripartire. Ok? Facciamo un esempio molto semplice, andrò a copiare e incollare questo pezzo qui e vediamo come funziona.
Quindi vediamo questo pezzo di codice, quindi noi andiamo a creare una costante express per dire che niente, che importiamo e che useremo questo modulo express, quindi const express uguale require express per fare l'import del modulo. E poi viene creata un'applicazione express, quindi const app uguale express. Tutto questo è JavaScript, quindi più o meno sappiamo cosa stiamo facendo e come funziona, ok? E guardate che qua, ve lo ricordate che con React stiamo andando a fare anche le root, a gestire queste roots qua. Quindi in Express anche tutto funziona con roots. Cosa sarebbe una root? Sarebbe il percorso della chiamata HTTP che viene fatta. Capito? E quindi questa prima qua, cosa sarebbe o cosa possiamo capire da questa riga qui? Che c'è un metodo HTTP di tipo get che è associato a questo percorso qui, a questo percorso che sarebbe, diciamo, quando non c'è nulla nell'indirizzo, sì, un sottoindirizzo, per dire così. E guardate che qua c'è un callback e questo callback ha due parametri, la richiesta e la risposta, request, response. E poi noi diciamo che dopo aver fatto questa callback, quello che ci prendiamo, quello che facciamo sarà nella response inviare un messaggio che sarà hello world e che poi verrà mostrato sul sito o che verrà dato come risposta. Capito? E poi facciamo partire il server con app listen. Questo 3000 cosa pensate possa essere? Il porto dove verrà seguito il web server. E questo qua, secondo voi? Niente, un messaggio sulla consola che ci fa capire che il server è partito e che sta funzionando. Ok? Quindi andremo a seguire questo server che ha una sola root, cioè ha un solo indirizzo, e che quando andiamo su quell'indirizzo, cioè quando mettiamo localhost 3000, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe darci come risposta questo è ciao mondo. Ok? Finora è una cosa molto semplice. Node index. Quindi il server è ready e noi come andiamo a sapere se funziona? Andiamo sul browser e mettiamo localhost 3000. E cosa c'è? Ciao mondo. Ok? Oh, una cosa molto semplice. E giusto per farvi vedere, se io qua facessi prova. Mettiamo questo come hola mondo. Ok? E poi aggiorno il sito. Cosa capita? Nulla perché il server sta ancora girando. Quindi cosa devo fare per salvare questi o per vedere queste modifiche? Andare a fermare il server, farlo ripartire e vedere cosa c'è. Quindi come si ferma? Ctrl C, poi lo faccio ripartire. E poi cosa ci sarà qua? Perché ci butta questo? Perché abbiamo cambiato l'indirizzo, quindi non è più slash vuoto, ma adesso sarà slash prova. Poi c'è. Dov'è? Si è perso. Oh, ma avete visto che c'era? Non so perché non lo fa vedere, ma prima c'era. Quindi fin qua tutto chiaro? Più o meno è molto semplice questa cosa, no? Funziona tutto con gli indirizzi, con i percorsi che il nostro web server andrà a gestire. Funziona usando i metodi HTTP, quindi c'è un metodo HTTP get
che ci restituisce qualche informazione e basta, fin qua tutto molto semplice. Poi è noiosissimo quello di andare a fermare sempre il server, salvare di nuovo tutto e poi farlo ripartire. Quindi per non dover fare così, esiste questo NodeMon, che sarebbe per, che vuol dire node monitoring o qualcosa così, questo fondamentalmente segue uno script con Node che fa il monitoring di qualsiasi cambiamento che sia fatto sui file e che poi in automatico va ad aggiornare tutto senza dover fermare il server ogni volta, capito? Quindi per il vostro sviluppo, quando andate a fare il Big Lab 2, vi conviene molto usare questo perché altrimenti dovete sempre andare a fermare il server, salvare i cambi e poi farlo ripartire. Quindi usando questo node daemon, node si riavvia se qualsiasi file viene modificato, ok? Quindi come si installa questo? Facciamolo velocissimo. npm install. E lo sapete cosa vuol dire questa G? Che viene installato su tutto il sistema a livello globale, ok? E node mon. Ok, era già installato e poi una volta installato e come fate a partire il file, non fate più node e il nome del file, ma po al posto di node mettete nodemon e il nome del file. Quindi nodemon index.js. Quindi boh, parte tutto uguale. Eccolo. Facciamo che cambiamo questo come era prima. Ah, avete visto che ho cambiato, salvato e lui da solo qui mette qualche messaggio per indicare che ha fatto i cambiamenti, che ha fatto qualche aggiornamento in automatico quando ha visto che quel file è stato cambiato e adesso funziona. Boh, avete visto che senza fermare il server, ma solo aggiornando i file, cambia. E cos'altro possiamo fare su questo esempio qua? Response and hola mundo. Ah, un qualcosa che per voi potrebbe essere utile sarebbe quella di. Ah, fin qua ci sono domande? Tutto chiaro? Se io faccio così. Se io faccio così, avete visto cosa ha cambiato questo pezzo qua? Cosa dovrebbe buttarmi questo? Qua, diciamo che nell'altra io sto dicendo che nel callback, sulla risposta, volevo stampare un messaggio, che era quello che veniva stampato qua. Poi guardate che in questo che ho cambiato, adesso dico che voglio stampare qualcosa non sulla risposta, ma sulla richiesta. E cosa voglio stampare sulla richiesta? Il metodo. Che cosa sarà quel metodo lì? Get.
E quindi se io facessi così, guardate che qua ci stampa get. È inutile perché lo sapevamo comunque già che era una cosa get, l'avevamo scritto così. Ma questo giusto per dire che si possono anche stampare cose sulla richiesta. E che sulla richiesta, boh, non so se ci sia un esempio. Sulla richiesta, ve lo ricordate che c'erano tutti quei campi associati a una richiesta, tutti quei campi dell'HTTP? Quindi io potrei andare a stampare qualsiasi cosa, diciamo lo status code, potrei andare a stampare il header che c'era associato a quella richiesta, potrei andare a stampare, boh, qualsiasi cosa. Ve lo dico perché magari quando state sviluppando il vostro programma vi serve andare a cercare qualcosa o andare a vedere come sta funzionando o cosa è stata inviata, qual è stata l'informazione aggiunta a una richiesta, quindi vi conviene andare a usare questi metodi qua e stamparli sulla console e così vedere cosa c'è stato, ok? Poi, secondo voi, come possiamo andare a fare per dire una route per aggiornare qualcosa? Se noi volessimo che il nostro server avesse un indirizzo o che noi potessimo chiamare, questi si chiamano anche endpoint. Se noi volessimo che ci fosse un endpoint per andare ad aggiornare qualche informazione, che possa essere chiamata dal client per aggiornare qualche informazione, come si farebbe? Al posto di get, che get non ci serve per aggiornare, cosa mettiamo? Put, che sarebbe il metodo giusto per andare ad aggiornare. E poi facciamo tutto uguale. Tipo qua sarebbe tipo update. E qua verrebbe messo il codice per. E qua verrebbe messo il codice da seguire quando ci interessa aggiornare qualcosa. Lo sappiamo che quando si aggiorna qualcosa viene informazione associata a quella richiesta. Come facciamo a prenderci quella informazione che viene associata? Come abbiamo fatto sopra, no? Request, punto, e andiamo a prendere i dati che c'erano associati a quella richiesta. Capito? Tutto chiaro fin qua? Domande? No? Sì. Prima o dopo il. No, no, non fa differenza. Non fa differenza. No, no, si fa solitamente così, ma no, non dovrebbe fare differenza. Basta. Altre domande? No. Ok. Quindi ricordate, questo routing, questi endpoints vengono sempre definiti così, come il metodo, come il path, il percorso e poi come cosa si fa, come il handler. Ok? E noi abbiamo preso diciamo sui le cose che potrebbero avere senso chiedere al request o al response sarebbero queste qua. Dalla parte del request sarebbe il body, nel caso ci fosse qualche informazione associata al body che viene inviata come richiesta, il metodo, i parametri e, boh, e la query. E poi dall'altra parte avrebbe senso chiedere il JSON. Che cosa sarebbe il JSON? Se nella risposta ci fosse qualche informazione messa come un JSON, quindi si può prendere come questa, e se c'è un redirect e se c'è un send. Ok? E appunto non andremo a vedere questo molto nel specifico, ma diciamo che questi metodi qua potrebbero essere quelli importanti da tenere conto. E
E quindi dalla risposta ci sono queste cose, c'è il send che l'abbiamo visto già, che viene stampato sul browser, c'è lo status che sappiamo cosa è, che sarebbe un codice che ci indica com'è andata l'operazione, se è andata a buon fine quella richiesta, o un codice che ci indica cosa è successo. C'è un JSON nel caso che la risposta non sia qualcosa che viene mostrata sul browser, ma qualcosa che ci viene inviata proprio nella risposta. Capito? Nel messaggio come risposta ci viene inviato per dire un JSON. Quindi non è una cosa che viene stampata sul server, ma un qualcosa che viene aggiunto alla risposta che ci butta l'HTTP. E poi c'è download, che cosa vi immaginate sia? Quando ci facciamo una chiamata che fa partire una scarica, quindi sì, che fa partire un download. Capito? Si capisce questa cosa? Siamo sicuri? Bene. E poi ci potrebbero essere questi redirect che ci fanno andare da un altro sito, no? Quindi io faccio una chiamata, boh, non lo so, a un endpoint, e questo endpoint, al posto di buttarmi qualcosa, mi fa un redirect, che sarebbe farmi andare da un altro sito, sì, da un altro sito, da un altro indirizzo. Bene, quindi fin qua abbiamo visto, diciamo, le funzionalità più semplici di Express e più o meno così come funziona. Questo, diciamo, è il ragionamento che si fa sempre. E poi Express offre una cosa un po' importante, utile, che si chiamano questi middleware. Cosa sarebbe un middleware? È una funzione che viene invocata per ogni funzione, per ogni richiesta. Quindi qualsiasi richiesta viene sempre invocata questa funzione. Sono delle funzioni che noi abbiamo bisogno di chiamare ogni volta che si fa una richiesta sul nostro server. Perché può essere utile fare una cosa così o avere un middleware? Perché ad esempio a noi ci interesserebbe. Fare logging. Cosa sarebbe logging? Tenere una traccia di tutte le chiamate o di tutte le richieste che sono state fatte sul nostro server. Quindi usando un middleware io posso dire che su qualsiasi funzione, su qualsiasi path che venga chiamato sul nostro server, venga messo un logging della chiamata o venga messo sulla consola un messaggio per dire che è stata fatta una chiamata. Capito? Quindi torno dietro un attimo. Vediamo se c'è un esempio. E poi per inserire un middleware in un root in particolare viene usata la stessa sintassi che abbiamo usato prima, solo che come secondo parametro viene usato il middleware callback, capito? E quindi in modo che quando venga fatta quella chiamata venga invocata quella funzione che sarebbe quel middleware lì e boh, basta, va a fare qualcosa su quell'endpoint in particolare. E mi pare che più avanti c'è un esempio di come usare questo middleware, quindi boh, mi sembra più utile andare a vedere questo sull'esempio, ok?
Bene, quindi guardate che finora abbiamo questa applicazione molto semplice che ha un indirizzo che ci butta questo messaggio. Avete visto che quando uno va su sono dei parametri e questo si chiamano dei parametri che si mettono sulla richiesta. E quindi se io facessi un qualcosa di questo tipo, secondo voi cosa dovrebbe capitare o cosa sto facendo qui? Com'è questa cosa? Bene. Scusate, questa non è la mia tastiera, quindi ma lo sapete per caso come si mette, come si chiama il, come lo fate? Sì, le graffe, sì. Come fate voi? Alt+R, Shift. Ah, eccole qua, sì, benissimo, grazie. E usare il, eccolo qua, funziona, mi sa. Sì. Ah, scusami, sì, hai ragione, questo. Dovrei usare, Ah. E poi dove è questo? Non so, no, su questo non va.
Il? Sì, appunto, ma non c'è il tastierino qua. Sì, perché doveva funzionare così. Aspettate. Oh. Più. Aspetta, che dovrebbe essere boh, questo. No. E se volete venire a provare qua, ci sta, eh? Eh sì. Aspettate. Voi come chiamate questo in italiano? Vai. Così? Ah, no. Così? Scusate, eh. Io non ne capisco niente di italiano. E questo qua. Dai, non te lo fa. Poi non lo fa incollare, copiare. Come? Ah, uppa. No, troppo complicato così, figurati, ci sarà un altro che lo fa. Eccolo qua. Finalmente ce l'abbiamo fatta. E quindi niente, avete visto? Ah, ok. Quindi avete visto cosa ho fatto qui? In questo blocco? Secondo voi, da quello che si capisce dal codice, cosa avrò fatto? Ho detto che nel mio indirizzo non ci sarà solo la parte, diciamo, per dire così, statica che mi rappresenta quel di, ma che viene messa una parte dinamica, un parametro, un qualche informazione che non è un'informazione fissa o uno string fisso, ma che sarà un qualcosa che mi viene messa o che mi viene inserita da chi fa la richiesta. Quale sarebbe quella cosa lì? Il name, questo name che ho messo a quel punto. Ok? E cosa fa questo metodo? Va a stampare ciao e poi quello che mi è arrivato come richiesta. Non come nome, ma come name, capito? E quindi io mi prendo della richiesta, i parametri e dei parametri che possono essere sulla URL o sull'indirizzo, mi prendo quello che si chiama name, capito? Quindi secondo voi questa, com'è che andrò a chiamare questa, a invocare questa funzione dal server, da qui? Quindi cosa metto? Prima è student, che è uguale per tutti, perché abbiamo de detto che si chiama così. Quella sarebbe, diciamo, la parte fissa, la parte statica. Quindi student e poi nome. Sì, Juan. E cosa butta questo? Ciao, Juan. Lo so che sembra molto semplice, molto boh, stupido, ma alla fine è per dire che si può inviare informazione come parametri tramite le chiamate HTTP.
bene? E che poi dalla parte server il modo per gestire quell'informazione che viene inviata come parametro sulla chiamata HTTP è quella di dire request.parametri. E il nome del parametro, o come abbiamo chiamato il parametro sull'indirizzo. Tutto chiaro fin qua? E si può fare che non venga inviata solo un singolo parametro, ma che si possano aggiungere più parametri su una chiamata. Capito? Quindi come si può fare quello? In due modi. Uno, iniziare ad allungare il percorso, iniziare ad allungare la URL, in modo di mettere ad esempio name, e poi un altro slash, che ne so, tipo ID, un altro slash, qualsiasi cosa, e così si inizia ad allungare la richiesta. Un altro modo, che voi sicuramente l'avete visto quando chiamate una URL, è quello di aggiungere, come si fa qui, questo path pattern. E quindi vedete che si aggiunge sempre un simbolo per distinguere tra i diversi parametri che vengono messi nella chiamata. Noi solitamente, solitamente non è molto consigliato questo di andare a mettere tutta l'informazione sulla richiesta HTTP, perché per la privacy, per la sicurezza. Quindi il modo per fare queste, diciamo, per trasmettere informazione al lato server sarà quello di nella richiesta, nel body della richiesta, mettere, per dire, un JSON e inviare la informazione tutta associata al messaggio, alla richiesta HTTP, al posto di andare a mettere tutto sulla URL. Quindi questo è un esempio di quello che vi dicevo prima, no? Qua ad esempio c'è users. E sull'indirizzo users io posso dire che mi aspetto un ID di un utente, capito? E come faccio a dire che mi aspetto l'ID dell'utente? Con due punti user ID. E poi su quell'utente lì io vorrei avere o sapere quali sono i libri associati a lui. Quindi c'è books, che continua a essere un percorso fisso, cioè se mette sempre books, e poi io posso inserire anche un ID per quel book, capito? Per quel libro in particolare lì. Quindi una richiesta di questo tipo sarebbe come questa che si vede qui: localhost 3000, users l'utente 34, fammi vedere i libri, e in particolare fammi vedere il libro con ID 8989 che è associato a quell'utente lì. E se io volessi andare a prendere quella informazione, a capire qual è l'informazione che è stata inserita dall'utente, quindi lo faccio con request parametri user ID e request parametri book ID. Ok? Ripeto, questo non è solitamente il modo, diciamo, più giusto per inviare informazione, anche perché se vedete ci serve a gestire pochi campi. Quindi per inviare informazione dal lato server solitamente si usa il request poi. Ci siamo? Ok. Quindi questo è un middleware che ci serve a fare il logging, che si chiama Morgan, che è utile per voi a livello di sviluppo. E come si usa questo? Andiamo a vedere come si usa questo middleware. E che quello che facciamo noi con quest'ultima istruzione app use Morgan Dev è dire tutte le chiamate che vengano fatte su questo, il nostro Express server, devono essere messe nel login della console, devono essere messe nel login. Capito? Vediamo come si può usare questo, perché magari con l'esempio si capisce meglio. Quindi noi abbiamo il nostro server qui,
fermiamolo un attimo e andiamo a installare npm install Morgan, mi pare. Ok, quindi app è la nostra app Express e noi andiamo a dire app. Prima importiamo questo. Quindi andiamo a importarlo e poi noi diciamo sulla nostra app andiamo ad usare questo middleware che si chiama Morgan. E come parametro di questo Morgan c'è il tipo, boh, quanto lungo ci interessa che sia la descrizione di quella cosa su cui lui sta facendo login. Capito? Quindi c'è una combine che facciamolo con questo, facciamo l'esempio con short e poi vediamo come funziona l'altro. Quindi vediamo adesso cosa fa. Ok, andiamo dall'altra parte, facciamo una chiamata. E avete visto che qua da questa parte lui da solo fa questo, ha stampato questo login qua e lo fa con questo formato strano qui che ci fa vedere l'indirizzo a cui è stata chiamata e questo sarà lo status code e quanto ci ha messo a dare una risposta e stampare quella risposta. Se io al posto di short mettessi dev, che è un'altra opzione che ci dà lui, guardate che quando faccio la chiamata lui la stampa con un altro formato in cui ci mostra il metodo e ci mostra l'indirizzo o la URL a cui è stata fatta la chiamata e quanto ci ha messo. Quindi cosa cambia? Il formato che viene usato per stampare il login. Capito? Perché è utile questa cosa? È utile per sapere cosa sta chiamando la nostra applicazione e poi quando diventa più complessa avere, diciamo, una traccia delle richieste che sono state fatte. E poi da questo esempio, anche così molto semplice, si capisce cosa sia un middleware, no? E quindi qual è il middleware in questo caso? Morgan, che viene associato alla nostra applicazione Express in modo che per qualsiasi chiamata che venga fatta cosa fa il middleware? Quindi è così come funziona il middleware. Su qualsiasi chiamata va a fare qualcosa. Questo qua in particolare ci serve a stampare, a tenere traccia delle chiamate. Chiaro cosa è un middleware, come si può usare e a cosa serve? Sì, no? Ottimo. Se ci fossero domande fatemi sapere perché più o meno questo è quello che andrete a fare sul primo lab del Big Lab 2. Quindi boh, se questo è chiaro più o meno è molto semplice andare a fare. E poi c'è quest'altro modulo molto utile da usare su Express che si chiama Validator, Express Validator, e come si capisce dal nome serve a validare i campi che ci arrivano, no? E quindi ci serve a validare che ad esempio un campo che ci arriva ad una chiamata sia un'email o che abbia una certa lunghezza o che compia qualche parametro che a noi ci interessa. E se ci fosse qualche errore possiamo gestirlo lì. Quindi qua c'è il codice, secondo me si capisce abbastanza semplice come funzioni, quindi e poi ci sono altri middleware che
poi ci possono servire, in particolare questo passport, che è quello che ci serve a fare delle chiamate autenticate, perché diciamo non andrebbe bene se sul nostro server se potessero fare tutte le chiamate solo conoscendo la, diciamo, se una persona che conosce tutti i percorsi, tutti gli URL, potesse fare tutte le chiamate, no? Perché a quel punto io potrei fare una chiamata delete all e cancella tutti i dati, e non andrebbe bene che solo per sapere l'indirizzo io potessi avere accesso a quella chiamata lì. Quindi lo vedremo più avanti, ma il messaggio è che ogni endpoint che viene definito avrà anche associata qualche regola di sicurezza e qualche meccanismo di autenticazione per diciamo evitare che possa essere chiamato da qualsiasi utente o come un request. Quindi passport è quello che ci serve a fare quell'autenticazione e che lo useremo molto più avanti, verso la fine del Big Lab 2, mi pare. Ok. No, giusto per fare. Se io non usassi, per dire, questo Morgan qui, giusto per fare un'ulteriore chiarezza su questa cosa, così capite bene cosa è questo concetto di middleware, che non sempre è tanto chiaro. Se io non usassi questo qua, cosa dovrei andare a fare su tutte le endpoint? Andare a fare tipo un qualcosa come, ce l'ho già qui, e appunto console. Questo per stampare, per dire, il method che sarebbe get, poi un altro o aggiungere a questa cosa che viene stampata un request punto status code, request punto url, mi sembra che si chiama l'indirizzo, e questo dovrei andare a farlo per tutti gli endpoint, capito? Quindi quello che ci risparmia il server è quello di metterlo una volta, dire che la nostra applicazione Express userà sempre quel middleware lì e che non ci interessa quale endpoint venga chiamato, comunque verrà sempre stampato e verrà sempre messa quella funzionalità lì. Capito? A che ora fate la pausa? C'è la pausa, sì. Okay. A che ora la fate? Solitamente? Okay. Bene. Sì, quindi forse riusciamo a fare questo prima di andare a fare la pausa. Quindi le APIs HTTP, sappiamo più o meno tutti cosa è un API? Più o meno chiaro questo? Quindi diciamo che nel mondo reale un'applicazione, sia un'applicazione web che un'applicazione mobile, che tutto, segue più o meno questa architettura che c'è qui. Ci sono solitamente questi componenti che ci sono qua. Quindi c'è l'applicazione, quella lì, che potrebbe essere, ripeto, non solo un'applicazione web, ma un'applicazione di qualsiasi tipo.
Quindi nel nostro caso, che è un'applicazione web, cosa ci sarebbe? React, è quello che abbiamo sviluppato come React dal lato client, capito? Ma potrebbe essere anche un'applicazione mobile, sviluppata con Swift, mi pare che si chiama quello di iOS o Android o boh, qualsiasi cosa. Quindi alla fine il lato client potrebbe rappresentarci sia un'applicazione web, un'applicazione mobile, un device IoT, un boh, qualsiasi cosa, dalla parte client, capito? E che la parte client alla fine sarà quello con cui interagisce l'utente, diciamo l'applicazione con cui interagisce direttamente lui, dove c'è l'interfaccia grafica, dove ci sono i bottoni, dove c'è il testo, boh, tutta questa cosa più o meno grafica. E poi dall'altra parte, diciamo l'altro pezzo importante o l'altro pezzo fondamentale per avere l'applicazione, tutta la parte del server, tutta la parte backend. Cosa c'è solitamente nella parte backend? Un database. Nel database dove viene salvata tutta l'informazione, quindi un'applicazione, diciamo, è difficile pensare a un'applicazione che non abbia un database. Se pensate a tutte le applicazioni che avete sul telefono, tutte, praticamente tutte, hanno un database. Non c'è nessuna che funzioni solo con i dati che sono sul telefono. Ci sarà sempre un database da questa parte e poi ci sono i servizi. Cosa sono i servizi? Sono delle cose che possono essere, diciamo, delle funzioni che potrebbero essere invocate dalla nostra applicazione. E cosa possono fare questi servizi? A volte invocare servizi di altre applicazioni. Cosa vuol dire questo? Avete visto che ci sono delle piattaforme o delle applicazioni che quando voi volete andare a fare un login o a registrarvi, questo vi dice, non è che voi fare il login con Gmail o con Facebook, non sapete di cosa vi parlo, tipo non è che vuoi andare a creare un utente usando il tuo utente di Facebook, quindi in quel caso stiamo usando un service di un'altra applicazione, in questo caso Facebook, in questo caso Gmail, e lo usa la nostra applicazione, capito? Quindi nella nostra applicazione sicuramente ci sarà quella schermata lì che ci chiede il username e la password e che poi viene invocata. Sviluppato da un altro app. E qua in mezzo cosa c'è? Cosa ci mancano? Gli API. Che gli API ci sarebbero questi, sì, appunto, questi endpoint che ci consente di scambiare le informazioni tra il backend e il frontend. Capito? E come funzionano? Si scambia informazione solitamente usando JSON. Prima si usava XML, che poi non si usa più perché è più pesante, più difficile da leggere dal computer e anche da capire degli utenti, quindi JSON è un formato che se uno va a guardare un file JSON capisce cosa c'è lì, può interpretare quello che c'è lì, noi come sviluppatori, come umani, e anche per il computer è più semplice fare il parsing di una cosa JSON. E poi da questa parte tramite quello che abbiamo appena visto, una chiamata HTTP, capito? Che andrà a fare, che andrà a gestire delle cose a livello di database. Quindi tutto questo per dire che se voi riusciate a implementare questa parte qua sotto, cioè il backend, quello che fate voi come backend vi può servire sia per l'applicazione web che state sviluppando adesso con React che per un'applicazione mobile che va a usare gli stessi servizi, no? Perché se sull'applicazione web voi riuscite, che ne so, tipo a creare un utente e c'è un endpoint, c'è una URL che voi potete chiamare per andare a creare un utente, e voi poi andate a fare un'applicazione che fa Android, iOS, quindi fare la stessa URL che comunque vi consente di creare un utente. Grazie.
alcuni chiamano questa architettura, non so se avete mai visto questa sigla, SOA, che sarebbe Service Oriented Architecture, perché alla fine tutto viene offerto alle applicazioni come servizi. Quindi un API, alla fine un API endpoint è l'indirizzo che tu puoi chiamare per invocare qualche servizio, per invocare qualche cosa sul backend. E così come si collega la parte del frontend con la parte del backend, scambiando delle chiamate HTTP. Chiaro? Bene. E quindi bene, c'è JSON, che lo conosciamo tutti, che è un formato per scambiare dati, che è facile da leggere per umani e anche per il computer. Che poi come tipi di dati c'è le string, c'è il number e ci sono i boolean, true, false e null. Ma finora nel Big Lab avete fatto qualcosa con JSON? No, 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 non pare no. Boh. Ah, avete mai visto un JSON? Sì, che è un qualcosa come questo, no? E quindi ci sono i campi. E ci possono essere due cose, diciamo quelli semplici che sarà un key value, e poi ci sono quelli più complessi che riguardano, per dire, un array. Che cosa sarebbe un array? Una lista di valori alla fine, diciamo più complesso tra virgolette, perché comunque si capisce. E c'è poi questo composite type, che sarebbero quello che in un JSON potrebbe, diciamo, tramite un JSON si potrebbero rappresentare oggetti usando questo composite type. E cosa è? Per dire questo. Un key o sì, un key, un campo può essere associato con un valore semplice che sarebbe una stringa o un numero o un boolean, o può essere associato a sua volta con un altro oggetto, con un altro composite type, capito? Qual è la differenza in questo caso tra address e phone numbers? Child properties, ok, number data type, e c'è name value first. Bon, non so cos'altro si possa spiegare su JSON. Questa è la sintassi di JSON, quindi vengono sempre aperte queste graffe, poi vengono messi il name, due punti, i valori, le stringhe vengono sempre messe così, con queste, come chiamate questo? È doppio e questo qua. Come si chiama? Sì, doppia. E basta, per rappresentare la lista viene messa questa parentesi quadra e basta. Penso ci sia molto da spiegare. Poi in JavaScript cosa si può fare con un JSON? Si può fare il parsing di un
lo posso. Noi ci interessa non è Strongify. E appunto Stringify per convertire degli oggetti in JavaScript l'opposto, prendere un JSON e farlo diventare un oggetto JavaScript, capito? Ovviamente quando io faccio questo Stringify, cosa del mio oggetto viene messa come viene trasformata a JSON? Solo i campi con i suoi valori, perché ovviamente i metodi, le funzioni non possono essere convertite, non possono essere rappresentate come campi JSON, ok? Quindi vengono messi solo gli attributi con i loro valori. Bene, quindi fino a questo punto tutto con JSON, e poi andiamo a vedere questi URIs che sarebbero gli endpoint. Come si possono gestire usando gli endpoints, come si può andare ad accedere all'informazione che c'è sul database e come si può andare a invocare i servizi. Quindi ci sono diversi tipi di URIs, che questo sarebbe Universal Resource Identifier, e quindi ci sono le collezioni e ci sono i singoli elementi. Cosa sarebbero le collezioni? Quando io voglio andare a prendere una lista appunto una lista di cose. Quindi se la mia applicazione vuole andare a prendersi tutti i corsi che ci sono al Politecnico, quindi avrebbe senso avere una URL, un API endpoint di questo tipo, no? api.polito.it/courses. E a quel punto io cosa mi aspetto? Sicuramente un JSON che avrà al suo interno una lista, capito, con tutti i corsi del Politecnico, per dire. E la stessa cosa per students. E quindi, guarda, diciamo, questo è anche un po', non so come si può spiegare bene, perché è anche un po' intuitivo. Nel senso che io metto la URL, metto students, e mi aspetto che mi ritorni una lista degli studenti. E vengono messi così in plurale per indicare che mi aspetto più di uno, che mi aspetto tipo una collezione, e basta. E poi da un'altra parte ci sono le cose singole. Quindi guardate che quando lui si aspetta come faccio a prendermi un particolare, in questo caso non è specificato da qui. Capito? Non ci dà più un array, ma ci dà un oggetto che ci rappresenta lo studente. E, diciamo, la progettazione di questi percorsi, di questi URL, sarà fatta da noi, no? Non è che c'è una regola o che lui da solo va a mettere questo. Quindi bisogna stare attenti a cosa andremo a dare all'utente, cosa l'utente può chiedere dalla nostra applicazione, e poi come strutturare le cose. O quando abbia bisogno di un singolo studente o di una singola cosa. Nel vostro caso, per esempio, ci sarà un API con cui voi potete andare a prendere l'informazione dei film, di tutti i film,
andare a popolare quella lista che viene mostrata all'inizio, avete presente? E quindi sicuramente quando carica il sito, voi andate a chiamare una URL che sarà Films. E poi quando fate clic su un film in particolare o quando volete andare a fare qualcosa su un film, cosa fate? Fate una chiamata su Films slash e quel film in particolare su cui avete interesse di andare a mostrare l'informazione, capito? E quindi, boh. Quindi da questa parte boh, sono dei consigli per andare a fare diciamo, per progettare questi endpoint, questi identifiers. Quindi si usano nouns, cioè non verbi, perché non è un'azione che viene seguita, ma un qualcosa che ci stiamo prendendo. E, plural nouns quando usate una collezione e poi concrete names, non cose astratte. Quindi per dire, in questo esempio, items potrebbe essere qualsiasi cosa, non sappiamo cosa è un item. Un item è una cosa molto astratta, e quindi al posto di quello conviene sempre mettere un qualcosa che ci faccia capire subito cos'è quello che stiamo andando a prendere o a restituire. Ok, il server supporta operazioni sugli oggetti e sulle collezioni, che sono queste operazioni qui, che assomigliano molto ai metodi HTTP. Quindi questo qua è un po' più a livello concettuale, quello che abbiamo visto prima su HTTP è un po' a livello più tecnico, ma poi guardate che si mappano, no? Nel senso che c'è add, delete, update, find, search, e dall'altra parte cosa ci sarebbe? Per fare add, cosa usiamo? Post. Che è quello che viene usato quando si sottomette un form, per fare delete c'è delete, per fare update c'è la put, per fare find cosa si potrebbe usare? Una get, no? Tipo una get con parametri per prendermi qualche informazione dal server e boh, search e tutte le cose che ci interesserebbero. E quindi per diciamo, completare la nostra architettura. Funziona così. Ci sono le operazioni. L'applicazione scambia l'informazione tramite messaggi o tramite dati rappresentati come JSON. Ci sono delle operazioni che vengono definite sul backend e che queste operazioni vengono invocate usando questi questi Universal Representation Identifiers che ci rappresentano gli endpoint e che sono quelli che hanno accesso e perché si fa in questo modo? Per quello che vi dicevo prima, perché in questo modo io posso usare il backend e diciamo attaccarlo o collegarlo. Sia tutto. E quindi, diciamo, con questa architettura è come se io potessi esporre le mie funzionalità o le cose che si possono fare sul mio database e sui miei service a qualsiasi applicazione. Al mio API. E, boh. Quello che avevamo visto prima, get, post, put, delete. E ci sono delle cose che si possono fare sulla collection sui singoli elementi. Secondo voi, perché non si potrebbe fare un put sulla collection? A cosa ci serve il put? Ci serve ad aggiornare un qualcosa, no? E quindi solitamente si aggiorna un singolo elemento. Io voglio andare ad aggiornare il mio film perché ho messo un altro score, ho valutato, ho messo una recensione sul film. Quindi cosa faccio? Su un singolo film vado a fare una put.
ma non avrebbe senso fare una put su una collection. Non è che io aggiorno tutta una collection, io aggiorno un singolo elemento che appartiene a quella collection, capito? E la stessa cosa col delete, diciamo sarebbe strano, non sarebbe molto normale andare a fare un delete su una collection. Si fa un delete su un singolo elemento che appartiene a quella collection. Okay? È per questo che questa tabella viene messa così. E la stessa cosa per il post. Il post è una cosa che si può fare sulla collection, nel senso che io creo un elemento e l'aggiungo alla collection, quindi è un'operazione che viene fatta sulla collection e non è una cosa che si potrebbe fare su un singolo elemento, capito? Quindi se io avessi un qualcosa come questo, come docs, e faccio un get, cosa mi darebbe? La lista con tutti i docs. Se faccio un post, cosa farebbe? Se io chiamo questo indirizzo localhost 3000 slash docs, ma con un post in cui aggiungo l'informazione del cane che voglio andare a creare, cosa farebbe? Creerebbe un nuovo cane e l'aggiungerebbe a quella lista lì. E un put? Boh, non avrebbe senso. E un delete? Allora, non è che tecnicamente non si può fare, si può fare, ma diciamo non è consigliato fare così, perché pensate, un delete che venga chiamato su docs, cosa farebbe? Cancellerebbe tutti i cani che ci sono, quindi di farsi si può fare, ma diciamo non avrebbe tanto senso lasciare aperta quella possibilità lì. E boh, dall'altra parte, fa vedere l'informazione di un singolo cane. Se io chiamassi un qualcosa così, se lo facessi con un put, se il cane esiste, allora va e aggiorna quel cane che ha l'ID che viene messo nella URL e poi cancella il cane la cui ID è messa nella URL. Boh, questo l'abbiamo già detto. Quindi, visto che sono già le 10, se volete ci fermiamo. Boh, solitamente quanto ci mettete a fare la pausa? Mezz'ora? 10 minuti, sì, va bene, 10-15 minuti. Quindi facciamo pausa e poi continuiamo.